lingua. E questo mi porta a un'altra considerazione. Dentro questo grande processo di trasformazione muta anche il clima politico, cioè fa capolino quella roba che poi si chiamerà centro-sinistra, che è favorito da due cose fondamentali. La prima, il 56, che è un anno di speranza e contemporaneamente terribile. Il 56 è l'anno in cui, ma si fa ben difficile dire tutte queste robe qua in un'ora e mezza. Ma riuscite a seguire, io salto continuamente un paio di frasi, quindi vi chiedo scusa, ma è proprio la materia che mi si affastella nella testa. C'è il filo rosso, c'è il filo rosso. Il 56 è l'anno in cui si svolge il 20° congresso del Partito Comunista Unione Sovietica, dopo la morte di Stalin, che era morto nel 53, e in cui Khrushchev fa due cose fondamentali. Da una parte, diciamo, vara quella che sarà chiamata la coesistenza pacifica, cioè dice agli americani: sentite ragazzi, facciamo la gara sullo sviluppo economico e non sui missili, e da qualche concessione all'autonomia dei partiti dei paesi del campo socialista. Per esempio all'inizio del 1956 ci sono delle riforme in Polonia guidate da un certo Gomulka che vengono lasciate passare. Khrushchev va da Tito, Jugoslavia, che era stato espulso dal Comintern nel 1948, e dice: siamo stati disgraziati, avete ragione voi, perché in Jugoslavia come fate il socialismo lo gestirete voi, non dovremmo mica decidere noi. Quindi ci sono anche delle aperture. L'altra bomba clamorosa di sto congresso è una cosa che è nota alle stampe come il rapporto segreto di Khrushchev, in cui in sostanza Khrushchev denuncia i crimini di Stalin, cioè dice: qua abbiamo ammazzato un sacco di gente, le purghe, eccetera, qua, là. Questa qui è una cosa clamorosa. Da questa cosa ci si aspetterebbe, come dire, che, tanto per capirci, in termini di oggi, uno, qualcuno si aspettava che il crollo del muro, che nel 56 non c'era ancora perché l'hanno fatto solo il 61, potesse avvenire nel 56, cioè scoperchiamo alcune cose, vediamo di arrivare a un socialismo democratico o qualcosa del genere. In realtà poi non avviene, perché un anno che si apre con la denuncia dei crimini di Stalin, con le riforme in Polonia, eccetera, eccetera, poi si chiude con una terribile repressione della rivolta ungherese, novembre-dicembre del 56. Questo che cosa produce all'interno dei partiti comunisti, in particolare occidentali? Nel PC una piccola dissidenza, perché poi Togliatti è sapientissimo a ricondurre all'unità il partito, c'è una famosa intervista Nuovi Argomenti, ma per adesso lasciamolo lì. Diciamo, tra le figure più autorevoli esce solo dal PC nel 56 Antonio Giolitti, che poi sarà un ministro della programmazione socialista, insomma, no? Però per esempio nel 56 il PC perde molto appeal sugli intellettuali italiani, che ne so, Calvino comincia a prendere le distanze, Delio Cantimori, che era un grandissimo storico, comincia a prendere le distanze, cioè alcuni, Bobbio va giù duro, non è mai stato comunista Bobbio, però era sempre stato favorevole all'unità delle sinistre. Dentro quel contesto lì il Partito Socialista si sgancia dal PC, cioè diciamo la condanna netta della repressione sovietica in Ungheria nel 1956 da parte dei socialisti, rispetto invece alla sostanziale giustificazione da parte del PC ancora di Togliatti, produce una divaricazione. I socialisti faranno un congresso a Venezia che si chiamerà il congresso dell'autonomia, cioè rivendicano una libertà d'azione rispetto al PC nei confronti del quale invece avevano sempre mantenuto un'alleanza, diciamo, dalla resistenza in poi. Quindi da una parte, come dire, si libera quel 10-12% di voti socialisti, sono disponibili. Dall'altra parte c'è all'interno della DC, dopo la fine anche la morte, perché mi pare che muoia nel 54, nel 55, poi De Gasperi non ha una certa età, aveva fatto tempo a fare il deputato trentino all'assemblea di Vienna, insomma, al Parlamento viennese, quindi prima della guerra, insomma. C'è un rinnovamento nella DC, c'è questo nuovo protagonista che poi sarà importante, soprattutto in quella fase lì, che è grande così, si chiama Mentore Fanfani, che è un uomo di grande energia, così universitario, maledetto toscano, come diceva Curzio Malaparte dei Toscani, molto vivace,
quella cosa che poi allora si chiamerà Sinistra Democristiana, un programma di riforma, insomma si preparano le condizioni del centro-sinistra. In sostanza nel 62 Fanfani fa un primo governo in cui, con l'astensione dei socialisti, poi nel 63 ci sono le politiche, ci sarà organicamente per alcuni anni un governo di centro-sinistra. Questa è un po' la fase, secondo me, riformista, che corrisponde alla grande trasformazione del materiale che è avvenuta. Cioè lì avvengono 4-5 cose che secondo me sono molto importanti. La prima e la più importante è la scuola media unica. Dal 62 entra in vigore il 63, c'è la scuola media unica obbligatoria, cioè l'obbligo scolastico viene portato dalla quinta elementare alla terza media. Di fatto si supera per legge, poi superano nella realtà, ci vorranno alcuni anni, la divisione che c'era tra le commerciali e il ginnasio invece, e si fa appunto una scuola media unica e si accoglie, c'è un'enorme entrata di persone che non fanno più solo la quinta elementare e cominciano a fare la scuola media. Questo è una trasformazione molto importante, potrei leggervi alcuni dati, ma tipo la popolazione scolastica passa da 100 a 500 in pochi anni, ponendo le premesse di qualcosa che succederà dopo, perché se poi fai la scuola media, come diceva la canzone che è stata ricordata, anche l'operaio vuole il figlio dottore, è chiaro che magari il carpentiere dice ma va a fare il perito, il capomastro dice ma se fissi un geometra, cioè è chiaro che uno investe sui propri figli e sulla generazione successiva in qualche modo un'idea di promozione sociale, no? Io sono arrivato qua, se te vai un po' più avanti, quindi adesso diventa dura, però storicamente il Novecento è stato anche questa cosa qua. Quindi lì iniziano alcune cose molto importanti. Una è questa, la nazionalizzazione dell'euro, alcune riforme abbastanza importanti. Ma mi è venuto in mente a proposito dello sfascio, diciamo, edilizio, perché c'è un democristiano che si chiama Fiorentino Sullo, da non confondere con un altro Sullo che fu ministro della pubblica istruzione 15 anni dopo, che per 3 o 4 volte, prima nel governo Fanfani del 62, poi nel primo governo Moro presidente, Nenni vicepresidente, primo governo organico di centrosinistra 63, pone il problema di una legge urbanistica fondamentale per l'Italia. E questa legge urbanistica fondamentale per l'Italia non passa né col governo Fanfani né col governo Moro. E ci vorrà il 68 perché ci sia una prima legge urbanistica in Italia che dica tutti non possono fare tutto quello che ne hanno voglia da qualunque parte e che consentirà di scoprire, per esempio, che all'inizio degli anni 70 in Italia ci sono 1.800.000 vani non censiti. Cioè 1.800.000 vani che esistono nella realtà ma non risultano in nessun catastro, non risultano sulle carte. E dice poi anche un po' che tipo di problemi ha questo